Il Marina di Pescara ha ospitato l'ottava convention delle imprese di Confindustria Abruzzo dal titolo L'impresa che verrà. Tra gli ospiti d'onore il presidente nazionale di Confindustria Vincenzo Boccia, il segretario nazionale della CGIL Susanna Camusso ed il vicepresidente vicario del Parlamento europeo Antonio Tajani. A fare gli onori di casa il presidente regionale di Confindustria Agostino Ballone. Nel corso della tavola rotonda sono intervenuti fra gli altri il costituzionalista Michele Ainis, il sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli, Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi di Confindustria e poi ancora Massimo Cavazza, vicepresidente della piccola industria Confindustria per la cooperazione e l'integrazione e Gennaro Zecca, presidente di Confindustria Chieti Pescara. Serve una politica economica che ponga una importanza rilevante quale priorità alla questione industriale del Paese. Siamo il secondo Paese industriale d'Europa e su questo dobbiamo puntare. Timidamente stiamo uscendo, c'è un'inversione di tendenza, dobbiamo ancora recuperare alcuni punti di PIL che abbiamo perso dal 2008 a oggi. La cosa positiva è che abbiamo un'inversione di tendenza, chiaramente bisogna spingere affinché la crescita sia il grande fronte da affrontare sia come questione italiana che in particolare come questione europea. Qual è lo stato di salute invece delle imprese abruzzesi? Lo stato di salute è un po' specchio del paese, le medie non sono più significative, abbiamo imprese che vanno molto bene, imprese che vanno mediamente bene, imprese che vanno molto male noi. Questa situazione rende difficile un'analisi chiaramente sulle medie, bisogna lavorare su dati analitici aiutando le imprese che sono molto avanti a correre ancora di più, aiutare quelle che sono nella fascia media a costruire un percorso dimensionale e culturale di apertura e l'Abruzzo un po' è specchio del paese come l'Italia. Si continua in una politica che non è una politica di utilizzo delle risorse per la creazione di lavoro, continua a esserci un totale squilibrio tra quanto si è speso in decontribuzione senza avere degli effetti duraturi e stabili sull'occupazione e come quelle risorse invece avrebbero potuto essere utilizzate per creare effettivamente lavoro, cantieri, cambiamento del livello di investimenti del nostro paese. Continuo a pensare che noi abbiamo bisogno di uscite strutturali, non di tamponi della situazione, e per questo le risorse che ci sono andrebbero utilizzate in investimenti.